Ciao pescatori, è da un po' che non ci si vede. Diciamo che il 2021 è stato un anno un po' difficile, impegnativo, tanto lavoro, tanti problemi e quindi non me la sentivo di fare video. Però 2022 si riparte e si riparte con tanta energia, tanta voglia di andare a pescare, tanta voglia di raccontare le nostre giornate di pesca. Quest'anno parto anche con un nuovo format per cui tutte le volte che andrò a pescare, dico tutte, registrerò e cercherò di raccontarvi anche le giornate difficili, magari quelle in cui non si prende niente o si prende poco, perché l'anno scorso mi sono soffermato a cercare giornate in cui si prendeva tanto pesce, in cui c'erano tanti bei contenuti da far vedere, ma nella realtà dei fatti anche durante il campionato agonistico è andata un po' così così. Ci sono state gare veramente dure dove magari prendevi due o tre pesci in cinque ore e quindi non sempre avevo le videocamere accese perché ero attento a cercare di catturare quel pesce che poteva fare la differenza per me e per la mia squadra. Detto questo, oggi è il 1° gennaio e partiamo con la prima pescata dell'anno. Oggi ho deciso di venire a pescare vicino a casa, sono al lago La Cagnola di Medesano. So che nei giorni scorsi hanno immesso alcune trote salmonate, non tante, ma cercherò di prenderle. La tecnica che userò oggi è spinning e in particolare nella sua versione trout area, quindi attrezzatura leggera, ondulanti da 0,5 a 3-4 grammi, piccole gomme, cranchettini e così via. Vediamo come va. Visto che le trote oggi non sembrano collaborare, ne approfitto per raccontarvi un po' della mia attrezzatura da trautare, quindi l'attrezzatura più leggera che ho per pescare. Partiamo dalla canna, è una Daiwa serie Presso, modello ST60XUL, che è una delle versioni più leggere, una 6 piedi da 4-3 grammi. È la versione intermedia della serie Presso. Ci sono quelle leggermente di fascia più economica, mi sembra sui 80-100 euro. Questa che è la serie sui 150 euro. E poi c'è la serie più bella, quella da 300 euro, che però per la volta che vado a pescare io a trotare mi sembrava un po' esagerata. Come mulinello ho scelto i primi. Quindi anche in questo caso un mulinello di fascia intermedia, è i primi LT2000
E ho scelto 2000 perché il 1000 mi sembrava veramente piccolino. Probabilmente su canne di questo tipo sarebbe più giusto un 1000, però io mi trovo spesso meglio con i mulinelli con una bobina un po' più grande, perché effettivamente per quel poco peso in più riesce magari a guadagnare qualche metro di lancio. Su questa canna ho una treccia 008 o 010 come diametro. Non sono uno di quei puristi che mette una treccia dello 004, 006. Preferisco una treccia che magari faccio qualche metrino in meno, che compenso con una bobina più grande, rispetto a che avere trecce troppo fini, che comunque secondo me sono anche poi un po' fragili. Vado a pescare in laghi come questo, dove ci sono alcune volte anche trote da 1 chilo, o altri laghi dove ti trovi a pescare le trote da 3-4 kg. Allora preferisco avere una treccia più potente. Ovviamente poi in fondo alla treccia ho uno spezzone di fluorocarbo di circa 1 metro, che cambio tra le 14, 16, 18, 20 a seconda di che grandezza di pesce sto pescando. Andando avanti con l'attrezzatura, ho questa borsa di Fox Rage in cui ci sta dentro tutto, a cui ho attaccato il guadino. Il guadino è importantissimo quando andiamo a pescare a spinning e soprattutto a trotare, perché i pesci vanno trattati bene e rilasciati. Io ho scelto questo guadino di Berkeley che si apre in questo modo. Lo trovo molto comodo perché è veramente portatile, poi in macchina ho la sua custodia e si riesce a chiudere facilmente. E, voilà. E una volta aperto ha anche una discreta lunghezza per guadinare i pesci. L'ho preso sia per trotare che quando vado a basso, quando pesco col belly, quindi un guadino con cui cerco di far tutto. Il guadino è attaccato con uno di questi gancettini qua magnetici di Decathlon, credo. Sono veramente comodi e valgono veramente la spesa. Poi ho scelto una borsa tracolla da tenere in spalla piuttosto che una borsa da classica in Eva da tenere per terra con i portacanne, perché alcune volte come queste vado a pescare in velocità, agilità e mi porto dietro una canna, una borsa. Ho anche una borsa più grande dove posso mettere dentro il contenuto di questa con il portacanne e il portaguadino, però qua che devo girare intorno al lago mi sembrava una soluzione più comoda. Dentro la borsa ho il mio porta artificiali, anche questo della serie Presso di Daiwa, perché ne ho visti tanti. Questo qui era uno di quelli che come qualità prezzo migliore e veramente veramente comodo, e al suo interno poi magari farò un video dedicato. Ho 4 pagine di cose, ondulanti divisi per grammatura sia di qua che di qua, una parte un po' varia con alcuni marting, alcune gomme eccetera, diciamo la parte esperimenti, una pagina dedicata al mondo delle hard bait con tutta una serie di crancherini che magari anche questi vedremo poi in un dettaglio in un video dedicato, e di qua l'altra parte di ondulanti. Lo trovo molto comodo, ci stanno dentro tantissimi artificiali e occupa veramente poco spazio. Sempre all'interno della borsa poi ho i fili per fare i terminali, li trovo comodi perché sono qua, in questo caso c'è un 18, un 20, poi dentro ho anche del fluorocarbon del 18, piuttosto che dovrei avere anche il 16 e il 14. Mi porto anche dietro una piccola selezione di gommine con delle testine piombate da usare in alcuni casi, quindi le piccole leccamole, altre gommine un po' più grandi, pesciolini piccoli eccetera. Li tendo a usare per fare alcune prove eccetera. Non sono un grande fan della gomma sulla trota, uno perché la mangiano molto e quindi magari la ingoiano troppo, due perché mi piace più pescare con gli ondulanti. Ovviamente insieme alle gomme ho anche una scatolina in cui tengo teste piombate di diversa grammatura, vanno dai 8, 5, 3, 2 grammi. Sono testine piombate molto molto semplici, che sono anche quelle che uso d'estate a bassa quando pesco a finessa. Quindi questa è una selezione, sono classiche testine piombate. E queste le tengo nella tasca laterale. Infine, nell'ultima tasca ho, altra cosa fondamentale, delle girelle di diverse dimensioni e modelli, anche all'interno di questa scatolina qua. Queste sono molto molto belle, ma sono difficilissime da aprire. Quindi le uso poco per quello, soprattutto quando fa freddo e ho le mani fredde. E infine ho una forbicina per il tracciato, è fondamentale. Mi raccomando, sulle forbici spendete qualche euro in più perché fa veramente la differenza. Le forbicine da tracciato, se devi tagliare dei tracciati piccoli, sono fondamentali, se no inizia a sfibrarsi e non si riesce mai a tagliare. Ovviamente, essendo forbici che usate solo per il tracciato e per il nylon, usatele solo per quello, perché se iniziate a tagliarci anche l'altra roba, il sacchetto di plastica, magari la plastica dura delle gomme eccetera,
poi perdono il filo e non lo usate più. Bene, rimetto tutto nella borsa e torno a pescare ancora un po'. Intanto là è arrivata una bella nutria. Chissà se è cascata qualche trota qua dentro. Magari andiamo a prenderla. Il tempo per la pescata di questa mattina è finito e purtroppo non ho visto né una tocca né una mangiata, niente. Anche gli altri pescatori sul lago hanno fatto molto fatica a vedere qualcosa, anche chi pescava con la camola lasciando lì la canna ferma. Si vede che col cambio di meteo da ieri a oggi, ieri era nebbioso, nuvoloso, oggi è venuto a fare un bel sole, anche loro sono diventate più apatiche. Vabbè, iniziamo l'anno con un bel cappotto e può solo migliorare, mettiamola così. Speriamo di non farne altre durante l'anno, però questa è la pesca, comandano loro. Se non vogliono mangiare, noi possiamo fargli passare davanti qualsiasi cosa, ma se non hanno voglia di attaccare non attacca. È il gioco. Grazie per aver visto questo primo video del 2022. Se ti è piaciuto e vuoi vederne altri, iscriviti al canale e condividi. Mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi e se hai dei consigli per farmi prendere più pesci, scrivi nei commenti. Ciao e alla prossima puntata.